Io ho detto che la neve non fa rumore. Era Battisti. Vedo che non andava in bici Battisti. Ciao ragazzi, eccoci qua. Abbiamo fatto il test definitivo, durata dello Shimano EP8. Consideriamo che c'erano 0 gradi stamattina, che ci avevo sonno, che ero da solo, quindi che ho fatto? Ho tarato la bici su l'eco molto alto, quindi quasi come un trail, forse anche un pelo di più, e ho tenuto sempre quello, a parte un pezzettino che si è cambiato, non me ero accorto, è andato in trail che era tarato a sua volta come un boost. Però posso dirvi che in questa modalità, quindi molto alta di potenza, ogni tacca 320 metri di dislivello. Bene, si riesce praticamente ad andare ovunque. Comunque si fa sentire, il motore vuole comunque la presenza della pedalata. Io ho finito il giro, 1200 metri di dislivello, ed era ancora con due tacche. Scattato adesso, 400 metri di dislivello, prima tacca. Però tranquillamente pedalando agilmente, praticamente in modalità trail, 1500 metri di dislivello. Giornatona, eh? Santa Cruz, montagne, neve, lago. Non vorrei dire, forse c'è neve. Andiamo a vedere. Si arriva tranquillamente, un buon pedalatore, andando con calma, magari in gruppo, si arriva tranquillamente a fare 2000 metri di dislivello, sicuramente. Consideriamo anche il fatto che faceva un freddo della Madonna, quindi la batteria ne risente sicuramente del freddo. Porca puttana! Super vento! Fortuna il casco integrale che fa un freddo cane! Si è congelata la parte destra della faccia! Comunque non pesa un cazzo questa bici, eh? Saranno stati meno 3, meno 4 gradi su, mi si era congelata tutta questa parte. Il bello è quello che se si riesce a superare al 130 wattora mancanti con le gambe, e dopo ce lo ritroviamo tutto in discesa e sui pezzi anche un po' scassatelli. Sono soddisfatto proprio dalla bici. La cosa bella è che è velocissima la bici, quando si lancia su anche sui pezzi scassati, che di solito si dovrebbe magari prendere un endurona, no? Allora si lancia, va veramente veloce, è molto leggera e si riesce a fare quello che si vuole. Buongiorno. C'hai proprio la sensazione che non provavo da un po', una bici che ti rende, ti fa sembrare sicuro il fatto che stai andando più veloce possibile, nel senso che più veloce vai e più sicura è la bici.
quindi non è una bici rigida, ballerina e pericolosa. È pericolosa perché va forte, però va forte in sicurezza. Si sente proprio il carro che lavora in un certo modo, molto, molto, cioè muove tanto, ma non percepisci proprio che muove, ti sembra di stare fermo. È veramente un bel telaio. Quindi io non mi sento di escluderla dalla gamma, la Eclair. È vero che se avessero messo su questo telaio la 6.30 sarebbe stato forse ancora più vendibile della Bullitt, secondo il mio punto di vista. Però se non ci sta, non ci sta. Quindi vai, alla prossima. Iscrivetevi. Più siamo, meglio è. Ciao. Ho finito le salite. Che fa un freddo della merda. Sapendo cosa c'è sotto non è bello, però c'è il suo fatto, non via, un po' di brivido. Cazzo, c'è una voglia di andare giù, solo che bisogna tornare su dopo, no? Beh, la pisciata qui non me la toglie nessuno. Ha messo questo qua se è chiuso oppure no. La capare bella non è. Direi che cominciamo benissimo, Salita tanta, ma
scesa poca. Stiamo attenti. Sopra qui ma quant'è che ci passa oggi? Guarda qui adios amigos, andiamo avanti così, ci mettiamo 3 ore. Sì. Ah, sono pure mappato. Sono 2, 3. Sono rimasto fuori. Libero, gomma, se la lascia, c'è un cespuglietto forse da togliere, diciamo. Altro albero? Quattro. No, oh, qualche cosa è passato. Voglio una bella motosega. Non so com'è, sembra buono. Devo sistemare un po' con le foglie, si sembra buono.